Buongiorno, che cosa abbiamo qui? Spacchettamento proprio in diretta, perché hanno suonato poco fa mentre giravo il video che ho girato prima, quindi è proprio in direttissima, super diretta nazionale a reti unificate come faceva la RAI una volta. È un pacco che ho, contiene ovviamente Yankee Candle, c'è scritto Yankee Candle, che ho comprato domenica, perché qualcuno sul gruppo Y Candle Mania Italy, sotto vi metto il link ovviamente come sempre, che viene dal sito inglese ufficiale della Yankee Candle, dove sono comparse domenica o non so quando delle esclusive per l'Inghilterra, che dovevano essere per il mercato inglese, poi in realtà ci sono anche nel sito ufficiale italiano, che non esiste da molto ma esiste. Io però le ho comprate dal sito inglese, io sono registrata su quel sito da tantissimo tempo, ai tempi dei miei primi video haul sulle Yankee Candle, quelli dove feci vedere anche le swirl, le mie amatissime swirl, le presi lì sul sito ufficiale inglese, quindi www.yankeecandle.co.uk. Adesso io apro questo pacco con voi perché voglio farvi vedere le due jarot che ho preso. Si sono rotti, vedrete se la tragedia con la musica tragica in diretta. Aspetta che prendo un coltello. Ecco qua. Ora mi taglierò un dito in diretta, vedrete zampilli di sangue ovunque, come sempre. Io apro i pacchi tipo... io non lo so. Ah, ecco qua. Allora, ora mi cadranno. Sono due che sono del mio genere, proprio mio, cioè le marine. Adesso saranno un po' freddine, anche se fastidissimo. Sono imballate normalissimamente, coperte da questi cosi. Un polistirolo, cado. Le poggio qua e ve le faccio vedere, ora vi ho rotto già. Che fastidio, vabbè, dentro ovviamente loro non ti regalano mai una mazza perché, cioè, fa brutto. C'è la linea Pure Essence da grattucchiare. Fai vedere se è così. Grattucchia Rub and Smell. Rub. Aspettate, c'è anche la linea Costa Living da grattucchiare, bellissima comunque la label della Driftwood, vabbè non c'entra niente. Molto bene, ecco qua, sono queste. Allora, la, io non so come si pronunci, Shoreline è bellissimo, sorella, questa è la, io non ne ho mai sentito nominare in vita mia, adesso io le apro, spero, questa è una, Shoreline, l'altra è la Beach Waves, non ne ho la più pallida idea di che cosa sappiano, io le ho prese sulla fiducia e sull'amore per le Yankee marine, se fanno schifo le scaglio contro il muro e mi incazzo. No vabbè, la Shoreline, Shoreline, come si dice, aiuto, è buonissima. Sono ancora un po' freddine. Maledette. No, questa è buonissima. Non ha nessun tipo di nota, famosa nota marina bagnata, che io detesto quando vogliono riprodurre la salsedine e fanno un odore di panni mal asciugati. Ha un profumo fiorito, io sento una nota di fiori d'arancio, però anche delle note tipo acquatiche. Sembra veramente buonissima. Ora vi ripeto, è surgelata, per cui forse anche muschio. Sì, anche muschio, molto molto buono. Adesso veniamo a lei, la Beach Waves. Allora, sembrano delicate entrambe.
Anche qui sento una nota marina e ozonata, ma anche qui non è una cosa bagnata come purtroppo sentivo nella Coastal Living. Però c'è qualcosa di fresco che potrebbe sembrare anche qui muschio. È un po' leggera questa forse, però ripeto, sono fredde, per cui c'è una nota fresca che non riesco a capire. Se di fiori, però quei fiori delicati, tipo la white tea, non c'entra un cavolo, lo so, però ha quel profumo fresco, molti l'avevano paragonata a CK1 di Calvin Klein, il profumo. Qui un pochino c'è questo profumo fresco e frizzante, unito comunque a delle note ozonate. Adesso ovviamente, ripeto, io ve l'ho spacchettata in diretta, per cui questo è un video un po' così, un video eccitazione dell'arrivo del pacco. Io vi saluto, adesso sarà anche ora di cominciare a preparare il pranzo per me, perché molto bene, mezzogiorno, non c'è un cazzo da apparecchiato. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!